Buonasera a tutti, questa è Piera Maggio, lei scrive così: tu che hai rapito Denise e i tuoi complici siete delle merde, i bambini non si toccano. La mamma di Denise Pipitone, la piccola scomparsa da Marzara del Vallo l'1 settembre di ben 17 anni fa, non ci sta e scende in campo, in strada con questa maglietta rossa per dire di avere giustizia e verità per la piccola Denise, i bambini non si toccano. Piera Maggio, nel post che ha pubblicato lei stessa sulla sua pagina Facebook, scrive anche così: se la mente non può essere letta, allora lo scrivo e la indosso. Siete solo dei vigliacchi. Finché Denise non verrà trovata, questa foto sarà sempre attuale. Passeranno anche 1000 anni. Nei giorni scorsi Piera Maggio ha anche pubblicato un ulteriore messaggio in cui ribadisce la propria stima per il suo avvocato Giacomo Frazitta. Lei infatti su di lui dice queste parole: ripongo tanta stima per quelle persone che al di là della propria professione, prima di tutto sono umanamente sensibili sul tema riguardante il sequestro di una bambina e rispettosi delle persone offese. Fra questi c'è il mio legale, una persona in cui credo e stimo da sempre per tutto il lavoro che ha svolto in questi 17 lunghi anni. Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro, l'importante è crederci in quello che si fa, dice Piera Maggio, essere onesti, professionali e amorevoli nel lavoro che si svolge. Noi cerchiamo Denise, vogliamo la verità e vorremmo che fosse un obiettivo comune a tanti. Questo da ben 17 lunghi anni è l'obiettivo di Piera Maggio, che anche oggi, per far sì che sua figlia non venga dimenticata, scende in strada, indossa questa maglietta e ammette davanti a tutti: siete delle merde. Forza Piera, cerchiamo Denise, questo è l'unico obiettivo.